Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di iSER, il format dell'inglese Shake. Prima di continuare, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò un nuovo video, voi riceverete una notifica e non ve lo perdete. Nel mio video precedente, parlando dell'Hakamuta, avevo accennato ad alcuni nomi geografici. La città di Nottingham. E quindi mi sono detto, perché non continuare con i nomi geografici? Allora, molti di questi luoghi si trovano in Inghilterra, ma non solo. Mi sposto un pochettino e facciamo spazio alla cartina geografica del Regno Unito. No, non farò le previsioni del tempo. Oggi sull'isola abbiamo bel tempo a sud e maltempo a nord, con tante precipitazioni, un bel po' di precipitazioni. Il primo posto di cui vi voglio parlare, e la pronuncia non è come voi possiate pensare, è qua, in questa zona di Londra, che è famosa per il meridiano, che non si pronuncia Greenwich, si pronuncia Greenwich. Se voi avete pronunciato questa parola come Greenwich, avete sempre sbagliato, si pronuncia Greenwich. Come ho scoperto che si pronuncia in questo modo? Perché quando mi trovavo a Londra, mi trovavo in questo autobus che aveva come capolinea North Greenwich. E siccome lì ogni fermata viene detta e ogni tanto ricordano qual è il numero dell'autobus e il capolinea, la voce diceva North Greenwich. Adesso ci spostiamo un pochettino fuori Londra e andiamo qua. Questo posto non si pronuncia Reading, ma Reading. E allora ci spostiamo un pochettino più sopra, più o meno qua. Questa città non si pronuncia Leicester, si pronuncia Leicester. Per lo stesso motivo, questo posto qua non si pronuncia Gloucester, ma è Gloucester. Tra l'altro è una città molto particolare, perché le persone hanno questo modo di vivere un po' hippie, un luogo molto caratteristico. Tra l'altro ci sono molti negozi di esoterismo. È piaciuto. Andiamo un pochettino qua, dell'altro lato dell'isola. Questa cittadina qua non si pronuncia Norwich, ma è Norwich. Anche in questo caso il W è muto. Ci spostiamo poi in quest'altra città qua, che è vicino con la Scozia, che non si pronuncia Carlisle. Io la pronunciavo una volta Carlisle, ma non è Carlisle, è Carlisle. E poi andiamo qua. Questa è la capitale della Scozia, che a me a scuola avevano detto che si pronunciava Edinburgh, e di fatto si pronuncia Edinburgh. E quindi non si pronuncia Edinburgh, ma Edinburgh, come avevano insegnato a scuola, se l'avevo insegnato come l'hanno insegnato a me. Adesso lasciamo il Regno Unito e ci spostiamo in Canada. In Canada c'è questa grandissima città molto famosa, che non si pronuncia Toronto, ma si pronuncia come Toronto. La prima O è muta, l'altra T è muta. E io mi ricordo di aver incontrato persone canadesi che venivano da Toronto e dicevano loro sempre Toronto. Poi c'è quest'altra città del Canada, questa qua, che sono sicuro che voi la pronunciate come Montreal. E di fatto si pronuncia Montreal, però c'è da dire che Montreal si trova nella parte francese del Canada, il Quebec, e ha anche una pronuncia francese, quindi alcune volte qualcuno ve la può pronunciare come Montreal. Scusate, io non ho una bella pronuncia francese, come ho già detto in altri video. In questo video vi volevo raccontare un po' come si pronunciano questi luoghi. Sono questi quelli un po' più complicati da pronunciare, perché come vengono scritti vengono pronunciati in maniera molto diversa. E concludiamo qua. Quindi se vi è piaciuto questo video, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e di condividerlo con i vostri amici. Quindi ci vediamo con il nostro prossimo video. Ciao! Vi volevo dire che dopo aver registrato questo video mi sono imbattuto in questo video, che lo potete trovare sul canale del BuzzFeed UK, in cui potete vedere come gli americani pronunciano questi e altri nomi di paesi e città del Regno Unito. Così non ci sentiamo soli quando non riusciamo a pronunciare questi luoghi, perché anche loro, nonostante che siano native speakers, hanno difficoltà a pronunciare quei nomi, perché sono americani e non sono abituati. È molto divertente perché potete vedere come loro hanno proprio difficoltà e si lamentano tantissimo. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere. E adesso concludo veramente questo video. Ciao!